E veniamo adesso a parlarvi di Gemma Galgani e Tina Cipollari di Uomini e Donne, che come al solito, sono veramente ai ferri corti. Insomma, non una grossa novità come potrete chiaramente immaginare. Ma questa volta ho visto sul web che il motivo del contendere suscita grande interesse. Ossia, secondo Tina Cipollari, questa di Gemma Galgani in realtà è una tecnica a tutti gli effetti. Ovviamente il riferimento è a Massimiliano Costabile, il quale è stato accusato da Gemma Galgani di non essere interessato a lei, in quanto non le mandava il messaggino del buongiorno e della buonanotte. Massimiliano si è molto risentito dicendo chiaramente che comunque lui l'ha invitata in vacanza con lui a Sharm e in Puglia. Che secondo il cavaliere queste sono cose molto più importanti. Foto tessera Gemma Galgani. Ora proprio su questo è intervenuta Tina Cipollari, ovviamente contro Gemma Galgani, ma questo insomma è quasi nella normalità delle cose, è la motivazione che invece questa volta è stata molto circostanziata. Ossia, la stessa consigliera ha parlato proprio del metodo Gemma Galgani. Ossia, secondo Tina Cipollari, questo che sta adottando Gemma in realtà si tratterebbe unicamente solamente di un metodo ben studiato dalla stessa per rimanere al centro dell'attenzione. Foto consigliera storica del programma Uomini e Donne. Ossia, di scaricare con delle scuse il corteggiatore a cui non è particolarmente interessata. Vedi ultimo caso Massimiliano Costabile. E secondo voi, come Tina Cipollari, si tratta di coincidenze? Oppure Gemma Galgani ha architettato tutta una strategia per rimanere al centro dell'attenzione in pubblico?